Nel solo mese di marzo il Comune dell'Aquila ha fatto pagamenti per oltre 33 milioni di euro. Io appena iniziata l'emergenza avevo scritto una lettera ai due capi dipartimento, settore amministrativo contabile e settore tecnico, per chiedere di velocizzare la liquidazione di tutte le fatture in sospeso per dare liquidità a fornitori, per liquidare bonus, contributi, tutto quello che era possibile. Quindi sono state pagate 33 milioni di euro, compresi naturalmente le liquidazioni post-sisma, per cui abbiamo fatto pure delle procedure accelerate e derogatorie rispetto alle regole vigenti, diciamo così, in tempo di pace, e i tempi medi di pagamento sono stati di poco superiori ai 9 giorni. Allora, gli abbattimenti delle tasse, se non c'è un provvedimento nazionale specifico, non si può fare, e questo lo dirò anche alle associazioni di categoria con cui sto cercando di, in queste ore stiamo organizzando una videoconferenza. Non si può fare per due ordini di motivi, perché sia l'IMU che la Tari sono normate da provvedimenti nazionali. Il comune stabilisce solamente le scadenze e le tariffe che sono state già fissate dal Comune dell'Aquila per l'anno 2020 in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. Poi c'è da dire che la scadenza dell'IMU, stabilita per legge, la prima scadenza al 16 giugno e la seconda scadenza al 16 dicembre, gli introiti dell'IMU in parte vengono riversati allo Stato e vanno a costituire il fondo di solidarietà comunale, che poi viene ripartito fra tutti gli enti, per cui abbiamo avuto un'anticipazione, i famosi 4 miliardi e 3. I comuni sono in grossa difficoltà, i comuni hanno minori introiti importanti derivanti dall'emergenza. Senza un piano da 5 miliardi in favore dei comuni non si può fronteggiare questa crisi.